La Bibbia dice, e senza contraddizione, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne. Credo che l'incarnazione sia un grande mistero. Dio onnipotente degli ultimi giorni è giunto rivelando il mistero dell'incarnazione all'umanità. La Bibbia profetizza con chiarezza che il Signore Gesù scenderà con le nuvole. Studiando la Bibbia da vicino, è facile trovare prove a riguardo. Molti brani della Bibbia profetizzano che la seconda venuta di Dio è l'incarnazione. In questo periodo ho letto molto la parola di Dio Onnipotente. Credo davvero che Dio Onnipotente sia la seconda venuta del Signore Gesù, manifestazione di Dio. Se il Signore viene, mi farà di certo delle rivelazioni. Quando Dio verrà, sei sicuro che debba fare rivelazioni a tutti quelli che hanno sofferto per Lui? Se non esamini le cose a fondo, non ti farà mai delle rivelazioni. Così oggi ci apprestiamo a un momento di condivisione a riguardo di ciò che l'incarnazione è davvero. Il significato dell'incarnazione è che Dio appare nella carne e viene a compiere la sua opera fra gli uomini della sua creazione sotto l'aspetto della carne. Nell'età della legge, Dio si è avvalso di Mosè per realizzare la sua opera. Può avvalersi dell'uomo per compiere la sua opera del giudizio degli ultimi giorni. C'è poca differenza fra l'opera di Dio incarnato e quella delle persone di cui si avvale. È necessario esaminare questa verità. Se davvero sono in grado di compiere l'opera di salvezza, per quale motivo non lo hanno ancora fatto? Se l'uomo dovesse giudicare se stesso, non sarebbe come schiaffeggiarsi da solo? Come potrebbe qualcuno avere il diritto di giudicare lo stesso genere di persona che è sozza come lui? Quando il Signore Gesù tornerà, sarà per portarci nel regno dei cieli. Non potrà farsi carne. Abbi rispetto riguardo ai fatti quando parli. Dite che quando Dio tornerà non potrà farsi carne. È una cosa che decidiamo noi. Il lavoro di giudizio è opera propria di Dio. Quindi, ovviamente, deve essere svolto da Lui stesso. Non può essere effettuato dall'uomo in sua vece. Se misuriamo Cristo dalle nostre nozioni e fantasie, inchiodando Dio di nuovo alla croce e suscitando la collera della sua indole. L'indole di Dio è non solo compassionevole e amorevole, ma piena di giustizia, maestà e collera. Chiunque offende la sua indole sarà punito. Se voi respingete le verità pronunciate dalla sua bocca e detestate anche la sua esistenza in mezzo a voi, quale sarà il vostro destino?